Negli ultimi giorni una notizia ha fatto scalpore in Brasile e anche nel mondo. Si tratta della scomparsa del giovane Bruno Borges. Cos'ha di particolare la scomparsa di Bruno per aver chiamato l'attenzione di tutto il mondo? Bruno Borges era un giovane universitario di 24 anni, il quale frequentava la facoltà di filosofia della sua città. Era uno studente modello ed aveva ottimi voti. Bruno apparteneva a una famiglia benestante e rispettata nella città di Acre. L'ultimo avvistamento del ragazzo risale a un pranzo con la famiglia di circa un mese fa, per essere precisi, lo scorso 27 marzo, prima che i genitori partissero per una lunga vacanza. Dopo la loro partenza, Bruno si è chiuso nella sua stanza, senza mai uscirne. Sua sorella, Gabriella, ha raccontato che il fratello le avrebbe detto di non entrare mai in camera sua, perché era impegnato in un progetto che nessuno poteva conoscere. Il giorno in cui scomparve, i genitori chiamarono la polizia. E da qui in poi la faccenda diventa surreale nel momento in cui i genitori di Bruno scoprirono cosa c'era dentro nella sua stanza. Bruno aveva trasformato la stanza in un santuario dell'occultismo. Le pareti attualmente sono ricoperte di fogli e simboli esoterici, che adesso sono oggetti di studio della polizia. Inoltre Bruno aveva scritto delle opere divise in parti contrassegnate da numeri romani, scritti con un linguaggio in codice. E al centro della stanza si può ammirare la statua di Giordano Bruno. Giordano Bruno è stato un filosofo, scrittore e monaco italiano, vissuto nel XVI secolo. Giordano Bruno è stato uno dei primi a pensare che l'universo fosse infinito ed essendo infinito la vita in altri mondi era più che possibile. Rivelazione alla quale lui stesso affermava che gli era stata trasmessa da esseri extraterrestri. Per queste argomentazioni e per le sue convinzioni, Giordano Bruno, già scomunicato, fu incarcerato, giudicato eretico e quindi condannato a rogo dall'Inquisizione della Chiesa Cattolica. Fu arso vivo a Piazza Campo dei Fiori il 17 febbraio del 1600. Le pareti ricoperte dai fogli sono state scritte da Bruno stesso. I genitori hanno confermato che si trattasse della calligrafia di Bruno. Anche i disegni misteriosi nelle pareti sono tutte opere del giovane. Come detto prima, i familiari erano all'oscuro di tutto questo e una dimostrazione di ciò è la statua che si trova al centro della stanza. Una statua enorme che è impossibile non chiedersi come abbia fatto da solo a farlo entrare nella sua stanza, senza chiamare l'attenzione dei vicini. Anche il fatto di comprarla avrebbe chiamato l'attenzione dei curiosi, visto che la città di Rio Branco non è molto grande. Forse la cosa più interessante trovata nella sua stanza sono i 14 raccoglitori esoterici scritti dal giovane. Quello che c'è scritto resta ancora un mistero per il pubblico, poiché sono materiali di evidenza della polizia. Se tutto questo non fosse abbastanza inquietante, nella stanza c'è un quadro di Bruno insieme ad un alieno. Questo quadro ha dato il via a numerose teorie, ma la domanda purtroppo resta solo una. Dov'è il giovane Bruno Borges? O addirittura, Bruno fa ancora parte del nostro mondo? Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo.